anni fa, dopo che mi sono laureato, ho deciso di seguire questa strada della libera professione. Lavoriamo nel campo della progettazione urbanistica, progettazione architettonica, però facciamo anche calcoli statici e impiantistica elettrica e a fluido. Quando ho cominciato a studiare ingegneria, venivo qui perché usavo il tecnigrafo per i primi progetti, i computer, il plotter, e senza accorgermene di fatto ho iniziato a lavorare qui, ma è stato tutto molto graduale. Certamente io e mia sorella abbiamo avuto la fortuna di avere un'opportunità enorme, avendo un padre che aveva costruito tantissimo. 10 anni fa abbiamo fondato lo studio associato e in questo percorso sono cambiate parecchie cose, il modo di approcciarci al progetto, nel senso che pian piano siamo diventati un team affiatato, un gruppo che ha in testa insomma l'idea di portare fuori le nostre concezioni dei progettuali, e abbiamo iniziato anche a lavorare con team stranieri proprio per cercare di crescere. Un'attività intrapresa è anche quella della formazione nel settore della 8108, cioè sulla sicurezza sul lavoro, dove facciamo parecchie decine di corsi annui. Mi sto specializzando in un settore più di incrocio tra la consulenza tecnica e finanziaria. Anche questa è una nuova sfida, nel senso che oggi c'è una competizione altissima. L'Italia è uno dei paesi con il numero di ingegneri e architetti più alti al mondo rispetto al numero di abitanti, e quindi non bisogna fermarsi a fare la ristrutturazione di un appartamento, ma la nostra sfida è quella di andare in settori dove è molto complesso competere, dove non tutti possono accedere perché ci vogliono delle competenze particolari. Si è sempre di più evoluta sia nel settore di progettazione sia nel settore consulenze, che è nato qualche anno dopo. Si è poi anch'esso sviluppato e adesso ci permette di avere clienti su tutto il territorio nazionale, mentre l'attività di progettazione si è sviluppata sempre di più, specialmente con l'ingresso degli altri due soci. Noi pensiamo sempre ad acquisire nuove commesse in maniera tale da ingrandire la struttura attuale dello studio. L'estensione dell'ambito territoriale dalla provincia di Bari e Regione Puglia al territorio nazionale, quindi all'estero, è avvenuto, diciamo, per natural declivio, operando con serietà. Siamo, diciamo, quasi stati chiamati da clienti con i quali siamo venuti a contatto a seguirli nelle loro sedi di origine. Il rapporto con i miei figli è il rapporto con dei professionisti, i quali sono diventati nel loro campo specialisti e si occupano quindi sia del settore progettazione sia nel settore delle gare di appalto. Lo studio è nato a Bari, ma 10 anni fa è arrivato a Milano. Abbiamo cantieri in questo momento a Udine e a Brescia, ma ne stiamo per aprire altri anche a Vicenza e a Milano, e puntiamo ad andare anche fuori. Abbiamo realizzato un progetto internazionale qui a Bari in collaborazione con un team di Stoccarda, e quindi abbiamo intenzione anche di seguire i paesi emergenti. Continuiamo sempre a programmare per un ingrandimento della struttura e ingrandimento degli ambiti territoriali. L'obiettivo è quello di prendere un aereo e andare a Londra piuttosto che a Stoccolma a seguire un cantiere, un progetto ambizioso. Se lo metto in relazione all'origine dello studio, quando in questa stanza ero solo, e diciamo che lo vedo fattibile.